grandi, andrò vicino al trono ad ottenere il dono, un setto di splendor, al cielo, al cielo, al cielo, andrò vedendo al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, così sia, salutato Gesù Cristo. Carissimi fedeli, la provvidenza vuole che oggi celebriamo insieme due santi, in un certo senso, San Francesco, patrono d'Italia, a cui questo pellegrinaggio è dedicato in modo particolare. Va Francesco e ripara la mia casa in rovina, ripara tu la mia chiesa. Dio che chiede aiuto, se così si può dire, a un uomo per riparare la sua chiesa. Per di più siamo qui nella sua terra, Assisi è la terra di San Francesco, l'Umbria, questa terra in cui si è santificato e che lui ha santificato in un modo particolare. E poi celebriamo allo stesso tempo l'altro grande patrono, San Pio X, patrono della nostra cara fraternità, di cui abbiamo celebrato la festa due giorni fa, il 3 settembre. Ebbene, due santi che hanno avuto due vite completamente diverse, due santi che Dio ha collocato in due posizioni, due situazioni opposte, potremmo dire. Da una parte un Papa, a cui Dio ha dato la responsabilità più grande che esista su questa terra, di essere il suo vicario, Cristo in terra. E dall'altra parte invece
un santo così umile, piccolo, povero, talmente umile che non ha voluto nemmeno essere ordinato sacerdote. Molto di più di quello che può sembrare di primo acchito. E direi innanzitutto, ciò che ha fatto l'uno e l'altro, santi, è esattamente la stessa idea che deve essere la nostra. È quella idea fissa, quella esigenza irrinunciabile, per la quale tutto il resto viene sacrificato. È l'idea di imitare in tutto e per tutto nostro Signore, di riprodurlo, di servirlo, ma di servirlo in un modo radicale. Ecco cosa fa il santo. Il santo ha un'idea sola che lo guida. E in questo il santo riproduce nostro Signore, che ha un'idea sola che lo guida, quella di fare la volontà del Padre. Lo guida tutta la vita, dal momento in cui si incarna fino al momento in cui sale sulla croce. Così il santo, a seguito di nostro Signore, ha una sola idea fissa che lo guida, è quella di imitarlo, è quella di riprodurlo, è quella di applicare il Vangelo nel modo più radicale, senza compromessi, senza concessioni, senza combinare il Vangelo con il mondo. Ecco cosa comuna San Pio X e San Francesco, e direi cosa comuna in ultima analisi tutti i santi. È un programma in fondo molto semplice, ma radicale, radicale. E tutti gli errori che possono esistere su questa terra, che noi possiamo commettere nella nostra vita personale, nella nostra santificazione personale, in ultima analisi tutti gli errori si riconducono a un'applicazione del Vangelo che non è radicale e che di conseguenza non è onesta e non corrisponde perfettamente alla volontà di Dio. E nel caso di San Pio X, questo riprodurre Gesù in particolare si manifesta nella sua grande mansuetudine, nella sua grande pazienza, nella sua grande bontà, coniugata con una grande forza. È proprio dei santi di essere forti e mansueti, così come nostro Signore è stato forte e mansueto. E in San Francesco Dio ha voluto in modo particolare, visibile, ricompensare, manifestare questa imitazione di Cristo che San Francesco ha realizzato nella sua vita. Dio l'ha voluta ricompensare, dandogli questo segno esterno delle stigmate. Ecco Francesco, il segno che tu mi appartieni.
ecco il segno che veramente mi ha imitato. Ecco la mia ricompensa. Ma la ricompensa di chi vuole imitare Cristo, non dimentichiamolo, sono le stigmate. Un segno bello sul piano spirituale, ma un segno che ricorda la croce. Chi veramente vuole imitare il nostro Signore, come questi due grandi santi, sa che deve portare la croce. E quando San Pio X diventa Papa, questo dettaglio importante, il giorno, nel momento stesso in cui accetta di essere Papa, cosa dice? Lo accetto? Accetto il pontificato come una croce, per imitare Cristo che sale il Calvario. Non l'accetto come un onore, ma l'accetto come la croce di Cristo sulle mie spalle. E questo desiderio di imitare il nostro Signore in questi due santi necessariamente doveva avere un riverbero esterno sulla Chiesa. La santità che si nasconde e che non ha il desiderio di convertire, di portare le anime a nostro Signore, non è vera santità. Un amore per nostro Signore che non è alimentato e che non sfocia nel desiderio di convertire le anime, di salvarle, di portarle a Lui, di strapparle all'errore, non è un vero amore di nostro Signore, è una bugia. Una bugia. E lo vediamo in questi due santi, ripeto, due vite così diverse, due epoche così diverse. Va Francesco, ripara la mia casa in rovina. E cosa ha fatto San Francesco? Primo di tutto, questo grande ideale che lui aveva, lo ha comunicato agli altri frati. Questo grande ideale di riprodurre il Signore, nostro Signore, questo grande ideale di applicare il Vangelo alla lettera, non doveva essere solo il suo, doveva essere quello di Santa Chiara, doveva essere quello dei frati, delle suore, dei terziari, e tra questi terziari c'è anche San Pio X, era terziario francescano. E lo stesso San Francesco tenta di andare a convertire i musulmani, parte per convertire il sultano in Africa, nelle regioni musulmane all'epoca. Parte perché? Perché vuole portare anche quelle anime infedeli, le vuole portare a Cristo. E San Pio X cosa ha fatto? Ha fatto esattamente la stessa cosa. Non è partito in Marocco, no, ma da Papa. Si è adoperato con tutte le sue forze, fino all'ultimo respiro, per difendere la fede, per difenderla dall'errore. Perché? Perché attraverso l'errore è impossibile far conoscere il nostro Signore, che è la verità. Attraverso l'errore si corrompono le intelligenze e si corrompono le anime. E solamente attraverso la verità, che è nostro Signore, che si chiama Gesù, e solamente attraverso la verità integra, difesa, protetta, che si possono portare le anime a nostro Signore, facendo conoscere alle anime stesse il nostro Signore. E anche su questo non ci possono essere concessioni. Com'è possibile barattare, trattare? Com'è possibile? E un'ultima considerazione dobbiamo fare nostra, imitando queste due vite di questi due santi in parallelo. Tutto della vita di San Francesco, ed è conosciuto per questo, lo portava al Signore. Nel guardare la creazione in particolare, ma San Francesco, attenti bene, non è il santo della creazione,
San Francesco resta il santo del creatore. L'amore per la creazione ha un senso solo se ci conduce al creatore. L'amore della creazione ha un senso solo se attraverso la conoscenza delle creature pensiamo a chi le ha fatte. E quando un'anima è pura, quando un'anima è retta, quando un'anima cerca il Signore, tutto in quest'anima la conduce a Lui. San Francesco nel fuoco vedeva un'immagine del Signore, perché il fuoco è forte, il fuoco rappresenta la carità di nostro Signore che brucia le anime, alimenta le anime. Nell'acqua vedeva la castità perché l'acqua è pura, è limpida e zampilla. Nel momento in cui cade zampilla, e zampillando rappresenta le anime che saltano verso il Signore, le anime pure, le anime caste. Questa è la creazione. E questo, direi, è il dono della scienza, è il dono che ci fa vedere, dello Spirito Santo, che ci fa vedere il mondo per quello che è, un insieme di creature che deve spingerci al Signore e nulla di più. E allora, che è veramente il nostro proposito durante questo pellegrinaggio, sia quello di imitare questi due grandi santi che hanno fatto in situazioni molto diverse, in epoche molto diverse, hanno fatto grandi cose. Dio a noi non chiede necessariamente di fare grandi cose, non è questo che conta. Quello che conta è applicare, come hanno fatto loro, il Vangelo alla lettera. È così che si è felici, è così che si è nella pace, è così che si è nella gioia. E San Francesco è ugualmente il santo della pace e della gioia. Questa gioia che non solo possedeva, ma questa gioia e questa pace che comunicava a tutti coloro che lo incontravano. Pace e bene è il saluto francescano per eccellenza. E allora chiediamo durante la messa, chiediamo questa grazia per noi stessi, per chi ci sta vicino, per i sacerdoti qui presenti. Abbiamo la gioia di avere un novello sacerdote che celebra la messa, è una grande grazia. Un nuovo sacerdote è anche un dovere in più, un'intenzione in più di preghiera, che veramente Dio ci aiuti, ognuno di noi, nel nostro stato di vita così differente, in situazioni così differenti, come quella che sussiste tra San Francesco e San Pio X, che però Dio ci aiuti, ci conceda la grazia anche a noi di applicare il Vangelo alla lettera, senza concessioni, per essere felici qui sulla terra e ancor più nell'eternità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia. Salvato Gesù Cristo. Sì. 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 Sì.